sì, Icardi non si è giudicato da 6 nella partita col Torino, oppure giudicato da 6, gli manca qualcosa in fase difensiva? No, la fase difensiva offensiva, Luca è molto critico, gli ho detto anche quelli scherzando, stai tranquillo, lui ha fatto una partita discreta, poi come per quanto riguarda lui, come per Rafa e per tutti gli altri, si può fare meglio, si deve lavorare per migliorare, per crescere, un po' come tutti, la terza giornata, quindi tante squadre che sono, io sento anche l'Inter 9 punti, però di migliorare e fare, e noi altrettanto, quindi Luca ha tutta la nostra fiducia, sa che un giocatore che ha qualità, abilità, deve migliorare su tutti gli aspetti, che si tocca sempre dire, rincorre, i difensori, i centrocampisti devono venire, gli attaccanti devono entrare, è un calcio totale, un calcio globale, quindi lo devono fare tutti e lui, se gli manca quello da fare, però insomma, sono sempre piccolette. Attaccanti così come si gestiscono? Gli dai l'altra possibilità, lo fai giocare ancora, metti la continuità oppure non è così dipendente? Ma no, io al di là delle possibilità, almeno qui stiamo parlando della terza partita, quindi si ricade, ha fatto 3 presenze, e poi Pazzini ha fatto 3, poi uno può contare i minuti o meno, hanno giocato tutti, quindi il Bosco tutte e 3, davanti hanno giocato tutti, quindi giocano, poi cambio e penso sempre di partita in partita. Adesso andiamo una settimana di 3 gare, quindi veramente qualche cambio, qualche situazione nuova ci potrà essere, però come dicevo prima Gianluca, conta la prima, è la prima, dobbiamo partire da quello, quindi mettere in campo, secondo il mio parere, la formazione che mi dà più garanzie, però insomma, in base alla partita che andiamo a giocare, questi uomini. Chiaro, sei corto a centrocampo, ti volevo chiedere la settimana come è stata anche in funzione del resto della squadra, perché poi hai scelto abbastanza obbligate in mezzo, non so se poi verrà condizionato inevitabilmente, se è condizionato inevitabilmente anche tutto il lavoro della settimana in base a questo. No, condizionato no, l'unica condizione che è, devi sempre stare attento che non ti succeda niente, perché sai quando sono così tanti problemi ne subentrano sempre degli altri, quindi sei sempre stati tranquilli, non cercare di avere, comunque anche poi non si può mai sapere quando giochi una partita o fai delle sensazioni, ci sta. Abbiamo convocato un ragazzo nella primavera, Guglielmelli, e poi insomma lì potremmo riciclarci Rafa, che insomma, deve giocare in mezzo al campo, e beh, Zaccagni, anche lui insomma, con noi può fare diversi ruoli, sia alto che in mezzo al campo, quindi proprio all'osso non siamo, quindi abbiamo qualche alternativa se nel caso dovesse essere. Parlavi prima di Ionita, se ti stai attraversando un po' da medico, potrebbe operarsi che Ionita questo mi sta dicendo? No, sono amiche, sono le notizie così. No, è una possibilità. Questo è stato il responso dell'ulteriore esame che hanno fatto, che ha fatto lui a Monaco. Adesso, all'inizio della prossima settimana, insomma, visto che insomma, il tempo corre, decideranno insieme, quindi credo che ormai sia diverso di queste piccole niente, però dico così da profano, che magari c'è sempre l'ultima parola che aspetta insomma allo staff medico e alla società e al ragazzo, quindi per oggi queste sono le novità, quindi martedì mercoledì vedremo.